Registrazione avviata. Iniziamo? Bueno, bienvenidos al segundo encuentro del programa Imprenditorialità Veneta. Este encuentro había quedado pendiente desde octubre. Hoy tenemos a Francesca Gambarotto, a Emma Berlese y a Marcelo Trento. Agradecemos, como siempre, a Gianluca Toschi y a Gabriele Orcali, que fueron grandes hacedores de esta iniciativa. También saludar a las personas que se están sumando por primera vez y decir también que es una iniciativa que también fue tomada en este último tiempo por el CABA, el Comité de Asociaciones Venetas de Argentina, así que estamos extendiendo también el alcance de este programa. En el día de hoy vamos a hablar de la producción que enfrenta a la sostenibilidad, qué decisiones sostienen la transición ecológica, y para esto vamos a tener primero una introducción de Francesca Gambarotto. Ella trabaja en el Departamento de Filosofía, Sociología, Educación de la Universidad de Padova. A Emma Berlese, que es Marketing Manager de Garmon International, y a Marcelo Trento, que es titular de Marcelo Trento SRL. La dinámica para hoy es, bueno, como decía, una introducción, una relación de Francesca, y después, un poco que es lo más interesante, importante en estos encuentros, que es la palabra de la experiencia de los emprendedores, uno de parte del Véneto, otro de parte de Argentina, si bien de origen Véneto, obviamente. Así que bueno, Emma y Marcelo se van a presentar y después vamos a hacer una discusión en base a tres preguntas que preparó Francesca para cada uno. Y luego, los que están presentes acá en la asociación y los que estén conectados podrán hacer alguna pregunta o comentario. La idea es ser breves y en menos de una hora estar terminando. Bueno, doy la palabra a Francesca. Perfecto, grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Piacere essere qui con voi questa oretta per discutere e affrontare il tema della sostenibilità nelle decisioni aziendali. Come saprete, in Europa il tema della sostenibilità è molto discusso e molto sentito. Se voi sapete, c'è questo New Green Deal deciso dall'Unione Europea per sostenere il cambiamento del sistema produttivo europeo verso una direzione, come si dice, più circolare e meno lineare. Che cosa significa? Significa che il sistema produttivo attuale è un sistema che è antropocentrico, che mette l'uomo al centro dei processi e la natura è intorno a noi un sistema che ci fornisce risorse che noi poi siamo in grado di trasformare in beni finali oppure servizi. L'idea è di cambiare questa visione e di cominciare a ragionare su due fattori, due risorse importantissime nel processo produttivo. Il primo sono la risorsa energetica, quindi l'uso intensivo che noi facciamo dell'energia, molto spesso anche sprecando questa energia perché la riteniamo data, quindi non ci preoccupiamo della sua fonte, del costo economico e ambientale che deve essere sostenuto per ottenerla. E il secondo elemento che viene chiamato in causa nei processi di circolarità è quello dei rifiuti, che consideriamo sempre una cosa esterna dal processo produttivo e che invece è arrivato il momento di internalizzare.
Perché è così importante parlare di questi due fattori? Qui si aprirebbe una riflessione molto ampia che riguarda più la climatologia e quindi il fatto che assistiamo a un cambiamento climatico così repentino e accelerato che il pianeta non è in grado di sostenere, ma che noi come individui non siamo in grado di sostenere periodi di così alte temperature o assenza di risorse idriche e quindi di acqua. Per cui è chiaro che le statistiche ci dicono che questo processo di accelerazione del cambiamento climatico è correlato al processo di industrializzazione che vediamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai nostri giorni. Ecco che l'economia circolare è diventata un tema chiave e molto dibattuto avviare la cosiddetta transizione ecologica. Quindi la transizione ecologica vuol dire cominciare a assumere comportamenti e decisioni che siano più sostenibili da un punto di vista ambientale e che però non perdano la sostenibilità economica e al contempo anche riescano a migliorare la sostenibilità sociale. Sono tre pilastri questi che la transizione ecologica chiama in causa. La sostenibilità ambientale significa che dobbiamo ridurre la nostra impronta sull'ambiente, cominciare a utilizzare meno risorse, utilizzarle in maniera più efficiente. Ecco che si entra il concetto di eco-efficienza in maniera più efficiente e anche chiedersi se di quelle risorse veramente abbiamo bisogno per produrre i nostri beni. Il secondo pilastro, che è quello della sostenibilità economica, ci dice: va bene, cerchiamo di essere più sostenibili da un punto di vista ambientale, ma è possibile mantenere le finalità dei processi produttivi e quindi garantire la profittabilità a fronte di un cambiamento sistema produttivo e di prodotto finale? E la terza finalità, quella della sostenibilità sociale, ci dice: bene, in questa transizione ecologica dobbiamo anche affrontare il problema delle diseguaglianze sociali all'interno dei sistemi nazionali, ma anche tra sistemi nazionali diversi. Sono tre pilastri che non dovete immaginarveli come i pilastri di una casa, no? Di solito vengono disegnati così, quindi tre colonne: la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica e la sostenibilità ambientale. Ma in realtà dovremmo vederli come dei pilastri incrociati, dei pali incrociati con un punto di contatto per cui tutte le decisioni che riguardano questi diversi tre dimensioni riescono a convergere poi in un punto in cui si riesce, diciamo, a quadrare il cerchio. Adesso io non voglio farla tanto lunga sulla sostenibilità, perché solo sulla parola sostenibilità, sul concetto sostenibilità, potremmo discutere moltissimo. Ma quello che a me preme è capire che quando si parla di economia circolare, non è una etichetta semplice che va in contrapposizione all'idea dell'economia lineare nella quale noi stiamo operando. Perché l'economia circolare è vero che chiede alle imprese di nuovi modi di prendere le decisioni e che vuol dire contemperare all'interno della decisione non solo la profittabilità economica, ma anche che cosa succede all'ambiente se io metto in produzione quel determinato prodotto con quel determinato processo produttivo e con quel sistema distributivo. Quindi mi devo fare delle domande che prima non mi facevo. Prendevo dall'ambiente le risorse, le trasformavo, le davo ad Amazon che me le diffondeva sul mercato. Full stop, cioè il gioco era finito. In realtà, quello che oggi viene chiamato in causa è sì che le imprese comincino ad avere la capacità e quindi se la responsabilità, che abbiano, la conoscenza per poter fare questo tipo di processo.
ma dall'altro lato quello che viene, che diventa anche importante è un nuovo modo di cooperare tra le imprese. Faccio un esempio: i rifiuti di un'impresa possono diventare materia prima per un'altra impresa che opera anche in un settore diverso, ma che magari è localizzata nello stesso territorio. Questi processi che si chiamano di simbiosi industriale sono dei processi molto complessi, ma sono in un'ottica più avanzata di economia circolare. Quindi economia circolare non è solo cambiare il packaging dalla plastica al cartone, a cominciare a cambiare i modelli di business o a cambiare il modo di fonte energetica che viene utilizzata per la produzione. Queste sono tutte cose fondamentali che si devono fare, ma oltre a quando abbiamo fatto questo, come dire, abbiamo fatto i marciapiedi delle strade, la cosa importante è cominciare a immaginare un sistema produttivo organizzato in una maniera diversa. Perché dico questo? Perché voglio ricordare, qui oggi parliamo di imprese e di imprese che devono affrontare questo tema della transizione ecologica, ma diventa importante anche la domanda politica che viene fatta dal sistema produttivo al sistema governativo, a chi fa le policy e che cosa viene richiesto per poter sostenere le imprese in questo processo che non è chiaramente un processo a costo zero. Quindi vorrei sottolineare è importante cominciare ad acquisire conoscenza sul tema della sostenibilità e della transizione ecologica, perché bisogna anche cominciare a chiedere ai governi una serie di politiche industriali che permettano alle imprese, che riducano l'incertezza decisionale delle imprese per affrontare il tema della transizione ecologica. Quindi oggi qui parliamo con imprenditori che, e imprenditrici che hanno affrontato o che stanno affrontando questo tema, non con l'idea di fare greenwashing e quindi di modificare qualcosina e far credere al consumatore che sono diventato green e che quindi sono un prodotto che va nella direzione della loro richiesta, ma in realtà sono imprese che hanno avviato un processo di transizione, che il processo di transizione ecologica è un processo lungo, non è un processo che basta un investimento e sono a posto, ma che richiedono uno sforzo e una visione, soprattutto una visione di impresa di lungo periodo. Ecco, io mi fermo qui, nel caso magari durante la discussione posso fare qualche piccola precisazione, però io lascerei la parola ai nostri imprenditori che sono stati chiamati a raccontarci la loro esperienza di transizione ecologica su tre domande. La prima è una domanda che riguarda la sostenibilità economica e quindi come sono riusciti a sposare la sostenibilità ambientale con le decisioni di investimento e quindi e con la redditività degli investimenti. La seconda è il rapporto dell'impresa con il mercato, perché transizione ecologica è una delle grandi crea incertezza. Avrò consumatori? Avrò un mercato? Come faccio a fare una valutazione e a stimare il costo del mio investimento? E la terza, diciamo, domanda che poi vedremo è come un'impresa riesce a pianificare questa decisione, soprattutto di quali strumenti conoscitivi ha bisogno per rendersi conto se effettivamente la sua è una decisione che va nella direzione della sostenibilità. Bene, Emma, Sì, se vuoi inizio io. cominciare. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Emma Berlese, mi occupo di marketing e comunicazione presso Garment International e sono qui perché la sostenibilità è un tema a me molto caro e perché lato strategico anche di strategia di marketing, inteso proprio come portare un prodotto sul mercato. Negli ultimi anni mi sono occupata anche di tutta la parte di sostenibilità all'interno dell'azienda.
Garmont, per chi non la conoscesse, è un'azienda che ha sede a Vedelago, vicino a Treviso, e produce e commercializza scarponi da montagna, quindi lavora e opera nel mondo outdoor come settore. E noi abbiamo una struttura aziendale di supply chain globale particolare, nel senso che, come molte aziende del settore del Monte Bellunese e dello scarpone, noi abbiamo una produzione che è di fatto decentralizzata, che deriva da quel processo di esternalizzazione che il Veneto conosce molto bene, in cui gran parte del know-how che il distretto dello scarpone Monte Bellunese aveva si è spostato in modo particolare prima in Est Europa, quindi zona Romania, Slovenia e Slovacchia, e poi la parte, diciamo, di Cina e Vietnam. Quindi noi attualmente abbiamo una produzione totalmente esternalizzata. Questo, collegandomi anche a ciò che diceva la professoressa Gambarotto, era proprio, crea proprio è la chiave della complessità, poi, nel momento in cui si parla di sostenibilità, perché una catena del valore più diventa globale e più diventa complessa, soprattutto quando ad interagire tra loro ci sono diversi interlocutori. Quindi cerco di rispondere alla prima domanda facendo proprio concentrandomi proprio su questo punto. Quello che noi stiamo cercando di fare in particolare è quello di mettere ordine il più possibile all'interno di questo processo di interloquire con i nostri fornitori in particolare cercando di allinearci su quelli che sono gli obiettivi aziendali in termini di sostenibilità. Da un lato, andando ad educare alla trasparenza, che sempre allacciandomi prima, quando si diceva prima non ci si faceva certe domande, ora invece sono fondamentali, ecco, allo stesso modo i rapporti di business tra i diversi interlocutori in una catena del valore globale stanno cambiando, e quindi si richiedono anche delle cose che prima non venivano richieste. E questo è un punto fondamentale su cui noi stiamo lavorando molto per poter aumentare la trasparenza, per poter garantire anche a livello di comunicazione verso l'esterno delle informazioni corrette. Prima di poterle dare bisogna che siano verificate, e fare poi solamente una volta che si hanno le informazioni alla mano è possibile poi fare un'effettiva valutazione del proprio impatto ambientale. Questo richiede delle risorse e ditemi poi se vado lunga, ma cerco di unire le tre domande insieme. Questo ovviamente richiede delle risorse anche economiche molto importanti, che però sono fondamentali per andare a garantire delle promesse che le imprese fanno anche a livello poi di prodotto e di comunicazione, perché ciò che ci si sta rendendo conto, parlo soprattutto in un settore come il nostro, che è diretto, diciamo, a due interlocutori. Noi ci interfacciamo con i rivenditori, ma ci interfacciamo poi con il consumatore finale. Sta cambiando considerevolmente. Il consumatore finale sta richiedendo determinate caratteristiche al prodotto, e va da sé che se l'azienda poi non è in grado di garantire queste caratteristiche, l'incontro tra domanda e offerta viene meno. E quindi, quando si parla poi di valutazione economica tutte queste iniziative che devono essere messe in atto, che hanno un costo comunque importante, sono però fondamentali per andare a creare quel valore aggiunto necessario per poi poter incontrare il consumatore finale e le esigenze. Quindi qua ciò che viene richiesto, e noi l'abbiamo
lo scopriamo in diversi modi, sia tramite ricerche di mercato, ma semplicemente osservando anche i nostri competitor, cosa fanno, quindi a livello di comunicazione, per esempio, ma anche a livello di sistema, che fortunatamente il sistema outdoor ha come settore, essendo un settore molto, molto interconnesso anche tra i competitor, tra loro. Quello che noi stiamo cercando di fare è di unire tutti questi puntini, perché è come se fosse una condizione necessaria per poter sopravvivere sul mercato. Quindi è un'azione veramente a 360 gradi. Una cosa che Garmont in particolare sta cercando di fare, e ci tengo a sottolinearlo, è il concetto di sistema, cioè si sta tornando a costruire dei sistemi di imprese. Prima si faceva riferimento in particolare alle simbiosi industriali. Ecco, un'azienda come Garmont, che comunque a livello di dimensioni come azienda in sé è considerata piccola, perché noi siamo un'azienda con una trentina di dipendenti, però abbiamo un indotto proprio per la costruzione della catena del globale che supera le 300 persone come indotto totale. È chiaro che noi stiamo cercando di creare un sistema che possa essere il più simbiotico, il più vincente possibile, non solo con i nostri fornitori, ma anche con i nostri partner tecnici. Perché noi abbiamo dei partner che ci permettono poi di costruire il nostro prodotto finito, che è un prodotto molto complesso, da cui noi stiamo apprendendo molto dal punto di vista della sostenibilità. Vi faccio un esempio per nomi che magari potrebbero essere più conosciuti per voi: un gigante come Gore-Tex, che è il gigante delle membrane impermeabili necessari per la costruzione di scarponi outdoor e molto riconosciuto nel mercato, ha lavorato dal 2006, quindi molto prima che si diventasse mainstream questo concetto, per far sì che una cosa come la membrana, che è una delle cose meno sostenibili all'interno di una calzatura, quindi è la cosa più difficile da rendere sostenibile, hanno investito moltissimo in anni e in anni di ricerca e sviluppo per poter portare sul mercato un prodotto che potesse essere sostenibile ad un prezzo comunque sostenibile per l'azienda stessa, che poi come noi deve utilizzare questo tipo di prodotto. Ma non è il solo, nel senso che ci sono interlocutori italiani che stanno lavorando da anni sulla creazione di materiale di nylon riciclato da materiale post-consumo, che ovviamente sono i nostri principali interlocutori quando poi dobbiamo scegliere il materiale della tomaia. E questo diventa importante poi nella strutturazione strategica di un piano di sviluppo di prodotto e di comunicazione. E quindi questo è un po' anche per iniziare a rispondere alla terza domanda. La pianificazione è fondamentale. La pianificazione diventa la chiave per poter poi unire di nuovo tutti i puntini e poter arrivare sul mercato finale con un prodotto che possa essere più sostenibile. Perché poi anche la sostenibilità è relativa, sostenibile rispetto a cosa? Sicuramente noi stiamo lavorando per rendere i nostri prodotti più sostenibili rispetto ai prodotti che stiamo producendo ora. Quindi l'obiettivo nostro è ogni stagione di andare a migliorare i nostri prodotti. E lo facciamo come azienda medio-piccola, non avendo le risorse magari che aziende come Gore-Tex hanno, cercando di creare sistemi. L'ultimo punto su cui stiamo lavorando da questa stagione, ci siamo finalmente, diciamo, abbiamo stretto una partnership con un'azienda italiana che si chiama CBC. Loro sono la prima azienda di footwear italiana ad essere stata certificata B Corp nel 2017. Con loro stiamo iniziando un processo di dialogo per cercare di apprendere da loro
che hanno una catena del valore certificata B Corp, che è la certificazione più, più elevata attualmente riconosciuta dal punto di vista di, della sostenibilità, perché unisce i tre pilastri di cui parlava prima, di cui si parlava prima, non solo dal punto di vista ambientale, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, quindi una garanzia di fatto dell'operato di un'impresa, e stiamo chiedendo aiuto esternamente per velocizzare un processo che altrimenti come azienda da sola impiegherebbe per noi anni e anni di sviluppo, e appunto non possiamo più attendere così tanto per poter mettere a terra questo progetto. Ho cercato di essere molto sintetica, poi c'è già una domanda, quindi va. Okay. Ecco, grazie. Grazie Emma per questa presentazione che sicuramente ci permette di avere un'idea della complessità del processo. Mentre parlavi mi sono venute alcune domande di chiarificazione. La prima, che in realtà in parte hai già risposto con il percorso B Corp di cui parlavi, è la questione come fa il consumatore a vedere che il vostro prodotto oggi è più sostenibile. Cioè, sai, ci sono molte certificazioni e si chiamano Life Cycle Assessment, per chi non le conoscesse, che sono delle certificazioni che vanno a vedere quanta energia viene assorbita nella produzione, nella raccolta di rifiuti, della materia prima, trasformazione, messa al mercato del prodotto e quanti rifiuti poi vengono generati. Quindi è una certificazione, ce ne sono di tanti tipi, ormai c'è un mercato su questo. Quindi la prima domanda era se voi avete per il momento, finché non siete ancora B Corp, se avete una certificazione e quindi il consumatore vi può vedere. La seconda domanda avete fatto una revisione del sistema di trasporto dei vostri prodotti? Perché appunto quando si fa l'analisi del ciclo di vita, la valutazione del ciclo di vita del prodotto da un punto di vista ecologico, un elemento che incide tanto sulla valutazione energetica del prodotto è il trasporto, perché il trasporto, voglio dire, è energia pura, quindi più distanza devo percorrere, più costoso diventa il prodotto da un punto di vista energetico. E quindi so che per tante aziende quello è un punto critico, perché vorrebbe dire, non so, usare camion elettrificati, eccetera, ma attualmente, non essendoci ancora una rete di distributiva per l'energia elettrica così capillare, ancora questo non è possibile. E poi una terza domanda, ma te la faccio dopo. Ok, abbiamo iniziato a fare delle analisi di certificazioni di LCA, sempre grazie a questa partnership con ACBC, che ci sta aiutando a fare la valutazione. Non è fattibile al momento per noi, proprio per la natura del prodotto, farlo in generale sulla collezione, ma lo stiamo facendo mano a mano, prodotto per prodotto, perché ogni prodotto ha una sua costruzione come complessità, e quindi un prodotto d'alpinismo è diverso da un prodotto di media montagna, così come è diverso da un prodotto da fast hiking, quindi camminata veloce, che è molto più simile a una sneaker come complessità di costruzione. Quindi stiamo iniziando dai prodotti iconici a fare questa valutazione LCA per avere un po' un'idea. Al momento abbiamo iniziato con un prodotto solo, non abbiamo ancora iniziato a comunicarlo sul mercato, nel senso che la strategia di comunicazione sarà destinata per l'anno prossimo. Quindi tutto ciò che io vi sto raccontando è la fase iniziale, poi per poter effettivamente portare a terra il consumatore finale questo tipo di informazione. Lì si apre un altro tema, nel senso che è fondamentale poi non solo veicolare il messaggio, ma capire come il messaggio viene poi effettivamente percepito dal consumatore finale. Garmont volutamente, proprio per non essere, per non rischiare di cadere nel greenwashing, ha sempre tenuto molto
contenute le dichiarazioni sulla sostenibilità e sul livello di sostenibilità, proprio perché eravamo coscienti di avere una catena di una catena piuttosto complessa. Quindi ci stiamo muovendo nella fase di analisi attualmente e parallelamente stiamo iniziando a mettere in piedi tutto quello che è un piano di comunicazione per poter poi, grazie alla certificazione, poterlo comunicare. E lo faremo però proprio per essere più trasparenti possibili, sempre di prodotto in prodotto al momento, non avendo una visione globale. Allo stesso tempo non abbiamo una visione globale a livello di costi di trasporto, perché avendo dei siti produttivi che sono attualmente in Romania, Cina e Vietnam, e avendo poi una distribuzione anche altrettanto diversificata, nel senso che poi anche la gestione della consegna delle merci avviene in maniera decentralizzata, perché per esempio ci sono dei siti produttivi in Far East, agli Stati Uniti ha un percorso, l'Europa viene servita tramite un altro hub logistico, e così poi gli altri mercati, come per esempio il mercato del Far East. Quindi non abbiamo ancora purtroppo non siamo ancora riusciti purtroppo a ragionare sul costo del trasporto, che però per il nostro tipo di prodotto non è quello che incide di più, nel senso che analizzando anche i primi risultati che abbiamo della prima calzatura che abbiamo analizzato a livello di LCA, non è il costo che incide di più, perché il problema che ha la calzatura da montagna è che è composta da moltissimi elementi e sono elementi che possono che sono per esempio incollati tra loro, non possono essere assemblati come per esempio in altre tipologie di prodotto, per cui abbiamo anche un tema non molto complesso di fine vita e di riciclo, legandoci all'economia circolare, perché la calzatura da montagna, per poter essere sicura e per poter garantire il livello di sicurezza che è necessario per coloro che vanno in montagna, non abbiamo al momento una soluzione per creare dei modelli, dei prodotti che possono essere poi effettivamente smaltiti nel modo più corretto possibile e desiderato. Quindi quello che noi continuiamo a fare, ma che facciamo già da quando siamo nati, sostanzialmente, è creare dei prodotti che possono essere più durevoli possibili, in modo tale da limitare la produzione di rifiuti. Però questo al momento è ciò che riusciamo a garantire. Grazie, è molto interessante perché hai messo veramente in luce quali sono le difficoltà di lungo periodo che la tua azienda, la vostra azienda sta affrontando, e mantiene questo interesse per capire quali sono gli investimenti giusti da fare su un prodotto di questo tipo. Questo fa capire agli imprenditori che ci ascoltano quanto complesso è la valutazione dell'impatto ambientale di un prodotto. Ci si limita a volte a vedere alcuni segmenti, poi in realtà quando si conosce la natura del prodotto si aprono dei fronti molto complessi, come in questo caso per uno che va in montagna come me, la sicurezza della scarpa è fondamentale, soprattutto alla mia età, perché quando si cade ci si rompe. Ecco, quindi però è importante, perché lì si potrebbe fare, su quello che hai detto, si potrebbe fare un seminario, perché è molto evidente la difficoltà di prendere decisioni che vanno nella direzione della transizione ecologica. Lascio la parola, direi, al nostro secondo ospite. Sì. Adesso, allora, Marcelo parlerà in spagnolo, ma noi presenteremo un PowerPoint in italiano che descrive un po' quello che lui ci racconterà. Buongiorno, grazie a Primo, grazie a la sessione veneta per l'invitazione a questo programma di imprenditori. Io sono Marcelo Trento, io sono titolare della impresa Marcelo Trento SRL, è un'impresa
que se dedica a la distribución y comercialización mayorista del vidrio. Es una empresa que está en toda la región del centro de Argentina. Tenemos cerca de 60 empleados. Y la historia es así. Mi nono Valentino, junto con mi papá José, se vinieron de Italia a principios de siglo. Y bueno, vinieron de Bedelago, casualmente. Así que, bueno, ellos se instalaron en Marco Juárez, provincia de Córdoba, en el año 46. Una vidriería de pueblo, y hoy esta empresa ya tiene 76 años, yo soy tercera generación y ya está la cuarta trabajando con nosotros. Solo tenemos actualmente dos fábricas de doble vidrio hermético, esas fábricas fabrican una marca que se llama Ecoglass, conocida en la Argentina. La misión es aportar una calidad de vida a través del vidrio a la sociedad, ¿no? Y cuidando el medio ambiente y contribuyendo mucho al ahorro energético. En lo personal, bueno, yo soy presidente de la Cámara Argentina del Vidrio, CAVIPLAN, donde, bueno, estamos trabajando con toda la sustentabilidad y todo lo que podemos aportar. Con la ley del vidrio seguro, donde, bueno, acá en la Argentina entiendan que estamos comenzando con todo este tema, porque bueno, hay algunas empresas que pueden estar avanzadas, pero bueno, yo soy distribuidor mayorista de vidrio Basa. Basa inauguró una planta hace poquitos días, donde bueno, se habla del año 2030, 2050, como si fuera dentro de poquito tiempo, con cosas que tienen que hacer la sustentabilidad. También, bueno, fui presidente de la Agencia de Desarrollo de acá de Rosario, Agencia de Desarrollo de Región Rosario. Estoy en una institución que es Moverse, esa institución trabaja con el medio ambiente y, bueno, pertenezco al Rotary Club Plaza de la Bandera. Eso es una cuestión personal. Bueno, con respecto a las preguntas que me hicieron, ¿cómo hacer? Bueno, la manera de afrontar este cambio es concientizar al mercado, es encontrar un compromiso con la sociedad, es buscar la manera de que la gente tome conciencia. Nosotros lo hacemos a través de la empresa con la fabricación de este doble vidrio hermético, donde bueno, le comentamos todo el beneficio que tiene. Para esto acá se necesita mucha, pero mucha difusión, que hoy no se tiene. O sea, hoy nosotros estamos tratando de comunicarle a la gente todos los beneficios que tiene en obtener en su casa, que tal vez para ustedes en Italia es algo normal y común tener doble vidrio hermético, para nosotros estamos en el comienzo de todo esto. Estamos tratando que la vivienda tenga eso para poder tener mucho ahorro. También hay que tener control y compromiso para poder realizarlo. ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, ese es fundamental para que la gente se sienta controlada y se sienta que tiene la necesidad de hacer este famoso ahorro energético. Se debe pensar como inversión. No se debe pensar como gasto, esto no es un costo, es una inversión que con el largo plazo nosotros vamos a recibir la posibilidad de que la gente entienda de qué se está tratando. La rentabilidad se ve reflejada con el tiempo. Necesitamos nosotros dar ejemplo con construcciones sustentables. Eso es con referente a la primera pregunta. Vamos hacia la segunda. ¿De qué manera? Dice, bueno, en la primera medida es convenciendo al mercado la orientación que tiene la empresa. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que todo lo que nosotros fabricamos es reciclable. El vidrio es reciclable. El vidrio nosotros lo mandamos a través de camiones a la fábrica nuevamente para que se vuelva a transformar en vidrio. O sea que eso es importantísimo. Hay que hacer participar a nuestros colaboradores. Hay que hacerlos entender, involucrándolo, informando de lo que estamos haciendo y más que nada comprometiéndose. Tienen que ser con ideas indicatorias y perseverando en el tiempo, como colocando no solo como objetivo a la empresa, sino que hacerlo responsable a cada uno de lo que tiene que estar haciendo. Deben sentirse involucrados con el medio ambiente, mediante cosas que podamos poner dentro de la empresa para que la gente se sienta que
con un pedazo de vidrio o con un pedazo de aluminio o con una parte de butilo, que son elementos insumos para el DBH, para el doble vidrio hermético, perdón, para que, bueno, sientan que están contribuyendo al medio ambiente, dándole lugar al residuo donde corresponde. Las nuevas generaciones son muy activas con eso. Entonces nosotros planteamos que las generaciones que vienen son las que tienen que elegir, digamos, y que nos elijan a nosotros, que elijan a la gente que hagan un doble vidrio hermético en forma consciente. Respecto a la tercera pregunta, con respecto a los competidores, es logrando convencerlos, es buscar la manera de que, bueno, vieron que estoy nombrando convencimiento, compromiso, es lo que nosotros necesitamos, que se sientan partícipes, que sientan de que están dentro del mismo barco, por decir así, logrando alianzas. También asumiendo que la calidad de vida es una meta a la que todos deben tener la necesidad de deseando y ser, digamos, estar contentos de poder obtenerla. Nosotros cada día buscamos la excelencia, buscar de mejorar la calidad de vida. Hacer un compromiso de certificación de calidad en nuestra empresa con la fabricación del doble vidriador hermético. Con Ecoglass lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando un certificado por 10 años de garantía sobre el vidrio que nosotros estamos colocando. Así que bueno, espero con este pequeño resumen de lo que es la empresa y de del material que estamos haciendo, poderle haberle servido para este programa de emprendedores que lo estaba organizando en la familia Benítez. No sé si hay alguna pregunta. Grazie, grazie Marcello per questa presentazione, molto interessante. E sì, ho un paio di domande da porti. La tua risposta alla prima domanda si concentra molto sulla sostenibilità del prodotto finale e sul fatto che il consumatore deve essere... ti aspetti che sia più sensibile rispetto a un prodotto più sostenibile. Ma per quanto riguarda la sostenibilità all'interno dell'azienda, cioè il processo produttivo che voi utilizzate, è un processo produttivo che rispecchia questo, diciamo, obiettivo di ridurre l'uso delle risorse naturali, oppure di sostituire le risorse vergini naturali con dei prodotti che vengono dagli scarti di altre imprese? E siete sensibili alla riduzione dei rifiuti, all'utilizzo di, per esempio, fonti energetiche rinnovabili, che significa fare investimenti per l'impresa, per poter avere, diciamo, per catturare le energie rinnovabili e utilizzarle, oppure con accordi con altre imprese per poter avere materie prime e seconde? Bueno, entendí bastante la domanda. La empresa que nosotros representamos, que es Vidriería Argentina Sociedad Anónima, BASA, está muy enfocada en la sustentabilidad. Con respecto a nuestra competencia, nuestros, digamos, colaboradores, nuestros competidores, que nosotros sabemos reunirnos periódicamente, este tema está empezando, por eso dije, cuando estamos iniciando lo de la responsabilidad social, la económica y ambiental, como decías vos en tu comentario. La empresa está comenzando, está iniciando con este trabajo, porque es como yo decía, en la Argentina, en el tema del vidrio, empezó hace tres meses una nueva fábrica donde tenemos la posibilidad de poder pensar en ir más adelante. Cuando nosotros hablamos de residuos, cuando nosotros le damos la continuidad del reciclaje, la sustentabilidad, nuestro cliente lo entiende, pero no creo que lo entienda del todo. Por eso hablaba de difusión, por eso hablaba de poder estar difundiendo lo que se está haciendo. No lo hemos logrado todavía esto, ponerlo en la calle, por decir, de que toda la gente lo conozca. Voy que traduzca. Sí, te ringrazio. No, allora Marcello dice che
questa questione del vetro, di utilizzare i rifiuti, è molto nuova, sta ancora iniziando, appena iniziando. E quindi da tre mesi che c'è una nuova fabbrica e questo permette di cominciare appena a pensare per il futuro la gestione dei rifiuti e del riciclaggio. Okay. Ma per adesso lui dice che si parla molto con i concorrenti delle altre fabbriche di vetro, ma che non c'è ancora una coscienza, ci vuole la pubblicità, la diffusione, perché così tutti i membri della catena possano capire questa cosa. Ok, sì, grazie. Okay. Grazie. Una seconda domanda era, prima avevi parlato di alleanze, che è importante affrontare la transizione ecologica. Voi come azienda avete stipulato, siete in trattativa con delle altre imprese per poter fare delle alleanze e affrontare insieme la transizione ecologica? Nosotros como empresas estamos incorporando a Moverse, que es un movimiento de responsabilidad social donde se está trabajando bastante con el medio ambiente. Con respecto a nuestra alianza con competidores, estamos comenzando, porque como te decía, es el comienzo, es algo que está iniciando acá en la Argentina. Lo que sí, nosotros le damos la conciencia de que todo el vidrio que nosotros le llamamos desperdicio, es el vidrio que nosotros lo volcamos, el vidrio roto que se vuelca en el volquete, se transforma en vidrio lastre que vuelve a la fábrica de vidrio y se incorpora a la fabricación como vidrio que es hoy sólido y cuando se vuelca al horno pasa a ser líquido. Entonces es algo que, bueno, estamos dentro de la cadena de sustentabilidad. Todos nuestros colegas están empezando a hacer lo mismo. Allora, come alla ditta di Marcello, stanno partecipando a un movimento che si chiama Moverse, che per giustamente per coscientizzare su fare coscienza la sostenibilità. Questo come ditta propria, ma poi stanno anche parlando e facendo alleanze con i competitor perché c'è una parte del vetro che quasi la gente lo butta via in maniera solida, ma che poi questi scarti, il vetro rotto, si trasforma in vetro liquido e torna alla fabbrica e si converte ancora nuovamente in vetro. E questo è quello che loro stanno cominciando a fare anche come cluster di competitors, di riciclare questo vetro rotto, questo vetro che è già scartato. Grazie, sì, questo è molto importante, questo, perché per produrre il vetro ci bisogna di tanta energia, infatti è un prodotto energivoro e quindi riuscire a recuperare i componenti di vetro diventa importante. Io avrei un'ultima domanda per tutti e due, per entrambi, sia per Emma che per Marcello. Entrambi avete messo in evidenza l'importanza di fare rete con altre imprese. Emma parlava di sistema e Marcello parlava di alleanze e la creazione di un cluster. E questo mi ha portato alla memoria decenni passati di studi e di analisi sui distretti industriali. Lo scarpone, Emma, tu sai cosa significa, e i cluster di impresa che esistono anche in Argentina. Qual è la differenza che secondo voi c'è oggi tra il distretto industriale degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, anche insomma prima dei processi di globalizzazione, eccetera, e l'idea di sistema di imprese per la transizione ecologica oggi? Posso iniziare io? Sì. Ok, è una bellissima domanda, non credo di avere una risposta, nel senso... La tua esperienza, sulla tua sensibilità personale, La mia sensibilità mi dice che non ce n'è poi così tanta, nel senso, anzi, sarebbe interessante poterlo dimostrare, perché secondo me le nuove tecnologie potrebbero sopperire in parte alle distanze che
da distanze geografiche, che è la differenza più grande che c'è tra il distretto, i famosi distretti e quello che potrebbe essere un sistema di impresa oggi. Cioè la differenza che io vedo è puramente geografica. E salta la definizione, cioè la condizione geografica, territoriale. Esatto, mentre che in parte potrebbe essere, se veramente riuscissimo ad abbassare alcune barriere geografiche e culturali che magari ci sono, che sicuramente ci sono, e secondo me le nuove tecnologie al momento ci aiutano a sopperire a questo. Però è un mio augurio, perché secondo me tornare indietro a un reshoring non è così plausibile nel 2022, cioè la vedo veramente una visione anacronistica. Credo che ci debba essere inevitabilmente un'evoluzione, non credo che il totale, l'esternalizzazione che è stata fatta sia stata una scelta corretta, la storia ce l'ha insegnato. Allo stesso tempo credo che il mondo oramai sia un mondo diverso, gli interlocutori siano diversi e quindi di conseguenza si potrebbe trovare un nuovo modo di fare sistema, che però la base che si basi a livello valoriale sulle stessi valori su cui si basava il distretto. Grazie Emma. Marcello? È mutato. Ok. Bueno, in Argentina lo che tu dici del distretto non si hace. Es una muy buena idea que acabas de dar. No te olvides que las distancias de Argentina son grandísimas. Nosotros no nos movemos a través del distrito, sino que respondemos, como comentaba antes, a una fábrica única, fábrica argentina de vidrios, donde, bueno, con contenedores que ellos nos entregan, nosotros entregamos el vidrio para reciclar. No hay acuerdo entre los diferentes colegas y distribuidores para hacer lo que estás proponiendo. Pero te lo tomo como muy buena idea como para poder desarrollarlo. Allora, dice que en Argentina no c'è un distretto industriale del vetro, c'è una única fábrica, la Fábrica Argentina de Vidrio, que consegna un contenitore intero alle altre fábriche, como quella di Marcello, e che anche la distanza in Argentina, le distanze sono è un ostacolo molto forte, molto grande, e che neanche c'è un accordo tra i competitor per fare una cosa del genere, ma che comunque è una buona idea da sviluppare. Grazie. Lascio la parola a Gianluca. Bene, vi ringrazio io per la discussione davvero molto interessante, due punti di vista di imprese che lavorano in settori diversi ma che però si trovano ad affrontare dei problemi, mi pare di vedere che in alcuni casi si incrociano, la complessità di definire non solo prodotti ma processi sostenibili, a volte anche la difficoltà, ed è emersa, di definire che cosa sia sostenibile, perché magari posso lavorare per rendere sostenibile un prodotto ma in realtà peggioro altri elementi della catena e quindi il risultato totale potrebbe essere addirittura negativo. Racconto solo in chiusura un esempio per far capire questo. Nel distretto del trattamento della pelle ad Arzignano, uno dei problemi è l'uso di alcuni solventi che possono essere solventi chimici che hanno un alto impatto e anche dei metalli di alcuni. Allora si dice bene, bisogna eliminare questo, ma l'uso di questi solventi è decisamente più dannoso all'ambiente rispetto all'uso delle vecchie tecnologie, no? Allora anche qui capire il consumatore che a un certo punto si muove per alcuni slogan e dice basta usare metalli per il trattamento del pellame, ma poi in realtà ad oggi i risultati di altre tecnologie sono decisamente più negative e hanno un maggior impatto.
Questo ci dà un'idea di quanto sia complesso in realtà questa questione, che è tornata da più parti, questo elemento, che effettivamente dall'altra parte, anche ne abbiamo parlato poco oggi, ma giustamente, visto che avevamo due persone che lavorano nelle imprese, dall'altra parte anche il ruolo dell'attore pubblico, come dicevi tu Francesca, diventa centrale nel chiarire e rendere certe alcune scelte, facilitarle, perché poi appunto nell'incertezza le scelte appunto sono più difficili, quindi anche l'intervento pubblico potrebbe aiutare da questo punto di vista, e anche aiutare evidentemente dove possono esserci anche dei fallimenti di mercato rispetto alla sostenibilità economica in alcuni passaggi che potrebbero essere più difficili o più appunto più complicati. Aggiungo anche da un punto di vista sociale, ne abbiamo parlato poco oggi, ma insomma anche questo è un elemento che sarà sempre più importante in futuro. Io chiuderei qui, siamo stati bravissimi perché abbiamo chiuso nei 55 minuti che ci eravamo dati, e quindi vi ringrazio tantissimo per la discussione, davvero molto interessante. Bene, allora vi saluto e ci diamo appuntamento al prossimo appuntamento. Definiremo date e poi anche tecnologie da usare. Che oggi, purtroppo, la prossima vada bene. Oggi purtroppo siamo stati un po' bloccati da questo, ma insomma renderemo disponibile il tutto in modo che anche le persone che sono collegate adesso sul canale YouTube e ci aspettano lo potranno vedere in differita. Bene, allora grazie a tutti, davvero un piacere avervi rivisto e conosciuto, grazie. Grazie. Grazie.